Amici di News F1, buonasera da Matteo Mazza per una nuova puntata di Formula One Garage, la rubrica più tecnica della Formula 1. Domenica abbiamo assistito al ritorno della Formula 1 in pista dopo la pausa estiva sul tracciato di Spa-Francorchamps. Tanti temi oggi perché oltre ecco, un po' alla delusione che abbiamo ancora per settimana prossima, è già subito... siamo già subito pronti per il prossimo Gran Premio, il Gran Premio di Olanda. Vado subito a salutare il nostro esperto, l'ingegner meccanico Werner Quevedo, esperto di materiali compositi. Ciao Werner. Ciao Matteo e ciao a tutti. E prima di partire, vi ricordo che è disponibile su Amazon anche in formato Kindle il libro di Alberto Aimar, Capire l'aerodinamica delle auto da corsa con esempi semplici. E con tante analisi approfondite sulla tecnica della Formula 1. Andiamo ancora un attimo sul Gran Premio del Belgio. Guardando un po' la classifica finale sui distacchi, vediamo che bene o male la Red Bull ha mantenuto il vantaggio sulla Mercedes, quei 30-40 secondi. Che ha, diciamo, stupito è stato appunto il passo indietro della Ferrari. Werner, parliamo della potenza che sia Leclerc che Verstappen avevano, una nuova power unit, ibrido evoluto per il Monegasco, tra l'altro, e in gara non abbiamo potuto, valutare appieno visto il danno di Leclerc, ma in qualifica Leclerc ha fatto comunque fatica, addirittura più fatica di Sainz. Come valuti questa prestazione? Allora, io nel non voler essere completamente pessimista, lo voglio imputare a problemi di assetto sommati al fatto che la vettura non si adatti perfettamente a Spa. Quindi la vettura non è perfettamente adatta a Spa, in più hanno avuto problemi di assetto e quindi penso che il grosso gap che c'è stato sia derivato da quello, più che altro perché appunto facendo un paragone con la Mercedes che... Poi ne parleremo, sarebbe quella che sarebbe dovuta essere penalizzata il più possibile dalla direttiva tecnica 39, e invece il divario tra Red Bull e la Mercedes è rimasto invariato. Chiaramente è un campionato in cui se togli la Red Bull e la Ferrari, gli altri hanno un passo nettamente inferiore, quindi è chiaro che partire decimo o quattordicesimo su una gara in cui è facile superare. Per Verstappen non è stata difficile, soprattutto perché aveva un motore nuovo, fresco al 100%, e quindi diciamo che la vittoria gli è stata servita da un piatto, su un piatto d'argento, perché viste le difficoltà Ferrari, gli unici avversari erano le Mercedes, ma appunto avversari 30-40 secondi più lenti. Il fatto che sia riuscito a superare anche Perez, che per carità non avrebbe certo lottato fino alla fine, però in questo momento il campionato per Red Bull è vinto, quindi avuto poco senso regalare la vittoria a Verstappen facendogli una piaggeria. Però diciamo che si è mostrata nettamente superiore a tutto il resto del gruppo, ma è sempre nettamente superiore rispetto a tutto il resto del gruppo. Se le gare non ci fossero stati incidenti e rotture varie, tutte le gare finivano Ferrari-Red Bull, Red Bull-Ferrari mescolate e poi dietro tutti gli altri. Cosa che in effetti è avvenuta perché gli unici podi che sono arrivati a Mercedes sono arrivati per demeriti altrui. Quindi è successo quello che succede sempre. Diciamo che magari era particolarmente ispirata avendo anche un motore più potente, essendo una pista che ben si sposava, essendo una pista che favoriva i sorpassi, tutte cose che hanno aiutato Red Bull e che per casualità hanno sfavorito la Ferrari. Quindi pensi più a un problema di setup, visto anche il cambio di ala da più carica a meno carica tra FP e qualifica, che invece è un discorso di TD39. No, no, TD39 io lo escludo completamente perché era una cosa, è una boutade che serviva a salvare la faccia della FIA, che poi in realtà ha fatto solo peggio, ma non, secondo me sono convinto che nessun team sia stato penalizzato per la TD39 e che a nessun team sia importato minimamente, perché è una norma che va a attivarsi solo in caso in cui,
ma nel caso in cui invece va tutto bene, è come se non esistesse quella norma tecnica. E allora, dopo la batosta, ecco, per i ferraristi, voltiamo pagina, dai. Fortunatamente arriva subito Zandvoort. Questo circuito è rientrato l'anno scorso in campionato dopo 36 anni fuori dalla Formula 1. Un layout molto rivisto dopo l'edizione dell'85, un circuito caratterizzato da una correggiata stretta e dalle curve sopraelevate, la 3 e la 14 soprattutto. E analizziamo un po' insieme il circuito e che setup vedremo. Allora, il circuito è un circuito che richiede è il classico circuito con la coperta corta, perché ci sono dei rettilinei, delle curve a alta velocità, ma anche delle curve molto strette. Quindi sarà necessario trovare il classico buon bilanciamento, che è il più difficile da trovare, perché quando si tratta di andare scarichi, tutti sono buoni ad andare scarichi. Quando si tratta di andare a Monte Carlo, tutti sono bravi a caricare. Il problema sono queste piste qui, che sono molto, molto complicate, perché hanno rettilinee, curve strette, e ci sono alcune che sono praticamente tornanti, altre curve a 90 gradi e altre curve a alta velocità. Quindi è una pista che appunto richiede un buonissimo equilibrio del setup. Rispetto a Spa, che era una pista che si andava a scarichi e poi dopo nel tratto guidato, bravo il pilota. Verstappen non è una pippa, quindi buona parte del recupero che ha fatto è grazie al pilota che nei punti in cui la vettura scarica era più difficile da gestire. Verstappen è un maestro, c'è poco da fare. E per il Gran Premio d'Olanda tornano le Pirelli più dure della gamma C1, C2 e C3. Verno, una scelta quella di andare sulle mescole più dure, perché questi banking alla curva 3 e 14, percorsi ad alta velocità, hanno un elevato stress, no? Ecco, parecchio gli pneumatici. Sì, è proprio quello il motivo. E il problema è anche che io sono sicuro che la Hardest, la C1, verrà utilizzata poco o nulla, perché è una gomma veramente tanto tanto dura. Le gomme centrali sono sempre più utilizzate, quindi mi aspetto di vederla usata poco o nulla, perché ok, la Pirelli deve stare in sicurezza, quindi portare la gomma dura per le curve tra virgolette sopraelevate, ma poi i team vedranno che non c'è prestazione, quindi io mi aspetto di vedere la medium e la soft utilizzate. La hard verrà utilizzata solo in estrema necessità o in caso di qualche strategia bislacca, non lo so, magari l'Alpine la può tirare fuori, qualcosa del genere, Alfa Tauri. Novità di quest'anno, abbiamo visto sulle curve, dopo il cordolo è stato inserito qualche metro di una ghiaia, diciamo, asfaltata. L'anno scorso sì, c'erano state... Sì, c'erano state molte sospensioni, soprattutto durante le qualifiche, perché c'era molta ghiaia in pista. Sì, diciamo che è un po' l'uovo di Colombo, perché hanno semplicemente, penso, immagino, usato della resina epossidica, che è quella che si usa anche per fare i banconi dei bar, che possiamo vedere video su YouTube degli americani che ne buttano a secchiate. Praticamente è come se facesse un materiale composito, solo che al posto della fibra di carbonio dentro c'è la breccia. Quindi che cosa fa? Impedisce alla breccia di muoversi, quindi la parte più vicina alla pista è quella che è più probabile che i piloti ci vadano sopra, però fornisce anche un grip scarsissimo, soprattutto se è appena depositata. Col tempo diventerà ottima anche per il grip questo tipo di lato pista, però attualmente sarà un incubo, quindi i piloti dovranno cercare di evitarla perché non dà grip, quindi non ci darà alcun vantaggio a sfruttarla. Bisogna vedere come si comporterà con la gommatura, perché è vero che i piloti non ci andranno, ma se inizieranno ad andarci si potrebbe gommare e potrebbe diventare un pezzo in più della pista da utilizzare. A quel punto daremo punto a capo. Però è un buon esperimento, nuovo, si cerca di fare qualcosa di diverso, che non sia il solito asfalto colorato di blu o che non sia la vecchia ghiaia che crea problemi molto spesso quando ci sono curve, che tagliando butti la ghiaia in pista, che chiaramente è uno svantaggio per tutti perché diventa pericoloso. E anche un buon compromesso al track limit, ecco, tanto, tanto odiato. E, abbiamo visto pochissimi aggiornamenti portati dai team,
anche tra i top team, niente di particolare. Possiamo analizzare un dettaglio fotografato anche dal nostro Martellotta sulla V13. Allora, qui magari prima Ah beh, sì, vediamo possiamo i parlare nuovi. prima degli specchietti. Sì, praticamente per il prossimo anno si prevede di utilizzare degli specchietti più grandi, quindi i piloti li stanno provando. Chiaramente sono ancora delle prove, tant'è vero che si vedono diverse dimensioni, e quello che fa più effetto è appunto la vettura di Verstappen con uno specchietto dimensione quest'anno e uno specchiettone dimensione l'anno prossimo, proprio sulla vettura montata di tutti e due. Si vede la netta differenza. Allora, a livello aerodinamico fanno schifo, ma faranno schifo per tutti. A livello estetico, diciamo che ci dovremo abituare perché sembra è una cosa veramente tanto grande. Io forse sono dell'idea che gli specchietti siano anacronistici. Probabilmente avrebbe più senso mettere degli schermi da qualche parte che permetta ai piloti di guardare dietro con una semplice telecamera. Sono la Formula 1, c'è la possibilità di inserire una telecamera che non si rompa strada facendo, quindi a me sembra una cosa completamente anacronistica lo specchietto. Sarebbe più semplice mettere un display da qualche parte, anche all'interno dell'alo magari. Certo, è la soluzione più semplice, ma esteticamente è un bel cazzottone in un occhio. Poi è vero che adesso tutti stanno facendo queste prove con degli specchietti in cui non hanno nessun interesse a farli più evoluti possibile, ma sicuramente l'anno prossimo vedremo cose molto ben più complesse, che rischiano di essere ancora più barocche, più rococò, più ricche di dettagli e, a mio avviso, bruttini. Per un dettaglio che è quello della visibilità posteriore, che molto spesso i piloti non vedono dietro perché non ci guardano, quindi puoi mettere anche un 40 pollici, ma se il pilota sta pensando a guidare e non ci guarda dietro, serve a poco. E tornando sul particolare, ecco che il nostro fotografo ha catturato sulla V13 che riguarda la zona dello splitter. Werner, come commenti, ecco, queste immagini? Allora, qui vediamo due elementi. In primis notiamo un foro che è proprio sulla parte, sulla chiglia del telaio, quella è parte del telaio e serve a raffreddare alcune centraline. Non è un magheggio di aerodinamica o cose simili, ma serve a raffreddare le centraline. La cosa importante che vediamo invece è quella striscia nera che è attorno è circondata da composito sullo splitter, sul T3. Praticamente questo elemento ci fa capire che quello andrà a deformarsi. Quindi noi avremo la parte inferiore del T3 su cui c'è anche il plank, quindi la tavola che si consuma, che andrà su e giù, e mettendo un composito classico, quindi del carbonio o del Kevlar, impregnati di resina che è rigida la resina, si va a distruggere il pezzo. È una cosa che capita spesso anche su vetture che ho progettato nel passato, c'era questo problema, perché la parte anteriore del fondo, che è quella lì, colpisce l'asfalto e va in su, e i materiali compositi sono rigidi, non riescono a assorbire bene i colpi, anche perché in quella zona non ha senso fare un materiale composito spesso, rigido, un carro armato. Non c'è motivo aerodinamico alcuno. Quindi questa qui è sempre è semplice gomma che viene colaminata, quindi viene laminata insieme al carbonio, si polimerizza, quindi si vulcanizza insieme al carbonio e permette di avere una geometria che però ha una certa flessibilità. Solitamente agli aerodinamici non piace perché non sai mai come si deforma, non è prevedibile la sua deformazione. Però in questo caso è fondamentale perché altrimenti lì quando il T3 va a sollevarsi si spezza il composito e ogni volta devi sostituirlo. L'avevamo accennato già la settimana scorsa, ma riprendo la domanda di Salvatore. Biancardo, il telaio alleggerito è stato usato dalla Red Bull. Vuoi aggiungere qualcosa sul regolamento che prevede comunque, insomma, il team può anche non comunicare questo cambiamento? Sì, esatto, il team è liberissimo di non comunicarlo, quindi non lo sappiamo, a meno di dichiarazioni ufficiali a Red Bull che potrebbero venire e potrebbero non arrivare. L'omologazione del telaio, queste cose sono private, i team non le dichiarano, non sono tenuti a dichiararle, sarebbe bello se lo facessero perché a
questo, tanto tutti i team devono omologare il telaio, sarebbe bello sapere quali team ha omologato, sarebbe anche bello fare un po' di giornalismo della serie, la Red Bull ancora non ha omologato il crash box, ce la faranno quest'anno o dovranno appesantirlo? Per me che mi occupo di queste cose per lavoro sarebbe interessante fare un po' di spettacolo, però col regolamento attuale non sono tenuti a comunicare niente a nessuno. E tra l'altro alcune voci parlano anche che dovrebbe arrivare, potrebbe, se non è già arrivato, potrebbe arrivare anche a Singapore. Esatto, sì, così hanno detto, così pare che ancora utilizzino il vecchio. E, diamo un'occhiata ai tempi delle prove libere. Durante le prove libere, le FP1, intanto su Verstappen c'è stata la rottura del cambio, quindi problemi di affidabilità anche per la RB18, ma che sono arrivati solo al venerdì. I team, proprio perché venerdì non si vince nulla, tendono a utilizzare componenti più vecchie, quindi siccome si possono utilizzare quattro cambi, non ha senso andare con un cambio nuovo, si può semplicemente utilizzare il cambio più vecchio disponibile durante l'FP. Se si rompe, pazienza, hai perso un'ora, mezz'ora di qualifica, ma non hai fatto alcun danno, quindi è improbabile che la Red Bull vada in penalità per il cambio. Oddio, potrebbe decidere di farlo perché ha un enorme vantaggio, ma hanno quattro cambi, probabilmente quello un cambio più vecchio e quindi non andando in penalità, è improbabile. Quando riguarda l'FP1, abbiamo visto davanti ai Mercedes, ma appunto le FP1 valgono ben poco, diciamo, servono per prendere confidenza con la pista. E un po' anche per rispondere a Luigi Corona, oggi Verstappen si è nascosto perché appunto non avendo girato per tutte le prove libere 1 può anche aver fatto un lavoro un po' diverso, ecco, anche per le prove libere 2. Esattamente, sì, probabile. Mentre le prove libere 2 abbiamo visto un ritorno della Ferrari, è praticamente sì, primo e secondo Leclerc e Sainz, sempre comunque ben vicine la Mercedes, Hamilton è appena un decimo, anche Norris con la Esatto, McLaren fa abbastanza la bene. cosa che lascia riflettere non è tanto la vicinanza della Mercedes, ma la vicinanza della McLaren, quindi capiamo che se McLaren è così vicina significa che gli altri non hanno dato il 100%, perché un distacco di un decimo tra Ferrari e McLaren è implausibile. Non ci stanno questi distacchi al momento. E poi, ma quelli li lasciano sempre il tempo che trovano. Sì, hanno fatto le prove per la gara. Il passo sembrava buono per le Ferrari, però anche per il Gran Premio del Belgio, ecco, sembrava un buon passo gara, ma poi abbiamo visto com'è andata. Sì, non ha senso commentare su queste cose, le free practice sono free, appunto, ognuno fa quello che vuole. E sì, allora, come abbiamo detto all'inizio, tanti aggiornamenti e novità non ce ne sono state in questa settimana e quindi ci sarebbe il tempo, cosa dici? Ci riproviamo con i sondaggi, rischiamo a farli anche se con i sondaggi, con i pronostici, anche se ultimamente. Allora, invece è un animo obiettivo e un animo ferrarista. L'animo ferrarista dice che la Ferrari si riscatterà e stavolta andrà a vincere in casa di Verstappen. Il mio animo obiettivo dice che in casa Verstappen sputerà sangue pur di stare davanti a Ferrari. Non vedo una differenza di pista tale da né miracoli, né aggiornamenti, né fulmini caduti dal cielo che possano permettere a Ferrari di recuperare il gap che c'è stato. Potrebbe essere una gara combattuta, ma in questo momento temo che la Red Bull sia superiore a Ferrari. Non so di quanto, ma temo che sia superiore. Quindi il pronostico non lo faccio, ma è facile arrivarci.
Ma io gufo un po', visto che è partito con la rottura del cambio, due Ferrari sul podio e l'altra sarà una Mercedes, ecco. Diciamo che sarebbe nessuno pro è profeta in patria sua, insomma, se Leclerc deve avere la sfiga di Monte Carlo, Verstappen deve avere la sfiga in casa. Direi che per questa puntata è tutto, sarà poi la prossima puntata sarà sicuramente interessantissima perché ci avvicineremo al Gran Premio di casa. E come sempre vi ricordo di registrarvi per tenervi aggiornati sulle nostre rubriche con tante interviste speciali. Questa settimana c'è stata sia quella di Mazzola e anche quella di Stirano. E anche sul sito newsf1.it potete leggere tutti gli articoli e con anche i link su Facebook, Instagram e Twitter. E quindi per chi vuole collaborare con noi, mi raccomando, scrivere a info@newsf1.it. E a Ringrazio. questo punto faccio un po' di pubblicità per me. Se volete passare sul mio canale YouTube, è sempre Werner's World, parlo di tutto tranne che di Formula 1. E saluto e ringrazio il nostro esperto, l'ingegner Werner Quevedo. Ciao Matteo, ciao a tutti. E noi ci vediamo alla prossima puntata, ci sarà sicuramente anche Alberto. Grazie per l'attenzione e buon weekend di gara a tutti.